e di intellectual property rights, legal and economic challenges for development. Mario Pianta è professore di politica economica all'Università di Urbino, è responsabile tra l'altro di una organizzazione non governativa Sbilanciamoci, che presenta tutti gli anni un bilancio alternativo e produce diverse iniziative di riflessione sull'economia. Autore anche di importanti studi sulla diseguaglianza e i suoi effetti. Alberto Quadro Curzio, professore emerito di economia politica all'Università Cattolica di Milano, presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei dal 2015, membro dell'Accademia Europea, è stato presidente della Società Italiana degli Economisti ed è particolarmente conosciuto per gli studi su moneta, credito e nonché su finanza e crisi. Ringrazio tutti per aver accettato di partecipare a questa tavola rotonda. Ringrazio la mia collega Emanuele Moschella per averla voluta organizzare, Federica Codegoni per essersi occupato dell'impegno gravoso di mettere insieme le nostre agende. Io non sono un'esperta di economia, ma volevo un po' introdurre i tre principali temi che abbiamo pensato fossero utili per discutere crisi e Europa e lavoro. E vorrei anche iniziare questo incontro dedicandolo a un grande economista che ci ha lasciato, Marcello De Cecco, e che avevamo invitato proprio a partecipare a questa iniziativa e che aveva inizialmente accettato e poi mi aveva scritto incolpando il suo medico dell'impossibilità di partecipare. Ora Marcello ci ha lasciato, però sono rimaste tante delle sue riflessioni sulla crisi ed è da una di queste riflessioni che vorrei partire introducendo questo dibattito. Marcello De Cecco, parlando proprio di austerità, Unione Europea, crisi e lavoro, ha parlato e posto una questione che credo sia importante da discutere anche oggi sul come mai le politiche di austerità siano state scelte in Europa e in particolare lui rifletteva su come mai è successo che tanti paesi hanno accettato di andare in una direzione che avvantaggia quelle che lui definisce, insieme ad altri, economie di surplus, ma che svantaggia tanti altri. E scriveva De Cecco di recente, Sbilanciamoci l'aveva ripreso in una commemorazione di De Cecco, uno dei problemi nell'evoluzione dell'Europa è legata anche a una visione che è stata propria della CDU tedesca che ha visto nei surplus commerciali esterni il risultato naturale del processo competitivo. I deficit esterni, dice De Cecco, sono stati considerati come problematici, mentre i surplus sono stati considerati come non problematici. E De Cecco si chiedeva, proprio parlando del fiscal compact, che è uno dei momenti più importanti di risposta da parte delle istituzioni europee alla crisi, come mai, sottoscrivendo il fiscal compact, tutti i paesi dell'area euro abbiano accettato la visione del mondo della Germania. La domanda da porsi, scriveva De Cecco, è perché i paesi in deficit abbiano deciso di accettare volontariamente la visione del mondo tedesca introducendola nelle loro agende di politica economica e perfino nelle loro costituzioni. Quindi una delle domande di partenza nel dibattito crisi è quella di riflettere sul tipo di definizioni che sono state date della crisi e sul tipo di risposta. Come mai? De Cecco scriveva, ci sono state due tipi di spiegazioni possibili. Una è un'emulazione
probabilmente irrazionale, perché non tutti i paesi possono diventare paesi di surplus, ma che in un momento in cui le altre economie erano in crisi e l'economia tedesca era quella trainante, hanno portato a un processo di imitazione poco riflessiva. L'altro elemento che individuava De Cecco era la paura per la dissoluzione dell'euro. Nel preparare questa brevissima introduzione ho cercato anch'io una risposta alla domanda di De Cecco, come è potuto succedere e come mai e quali alternative interpretazioni della crisi si sono sviluppate. Le ho cercate prima di tutto nel libro di Ignazio Visco, guardando a una delle interpretazioni che sono state date dell'evoluzione dell'economia europea e dell'evoluzione anche nel momento della crisi, che hanno legato tutta una serie di trasformazioni a due elementi fondamentali: un elemento tecnologico, di sviluppo delle tecnologie, e un elemento anche demografico. Quel tipo di evoluzione che era stato definito come il modello sociale europeo non era più sostenibile, si è detto, rispetto ad alcune trasformazioni in questi due campi. Per questo anche abbiamo invitato a discutere di questo libro due studiosi di trasformazione tecnologica che hanno guardato al rapporto tra tecnologia e lavoro, riflettendo sui diversi effetti e diverse conseguenze che in diversi settori le tecnologie e l'innovazione tecnologica possono portare, cercando di guardare anche a una delle principali, almeno nella mia lettura, riflessioni di Ignazio Visco, che riguardano il come rendere compatibile l'evoluzione tecnologica col mantenimento del lavoro. Questo, diciamo, mi ha portato anche, leggendo il libro, verso due altri tipi di riflessioni che vengono fatte e che invito i discussant oggi ad analizzare. Un tema che viene affrontato nel libro e che è al centro anche di molti studi di recente è il tema della diseguaglianza. La tecnologia ha portato non solo a un problema di sfide in termini di occupazione, ma anche a delle trasformazioni profonde nel mercato del lavoro, con una tendenziale polarizzazione rispetto a pochi lavoratori dotati di grande expertise, ma anche molti lavoratori senza expertise. Ma anche le diseguaglianze sono uno dei temi che collegano gli studi di economia con gli studi che facciamo nel nostro istituto di scienze politiche e sociali sul tema di quante diseguaglianze può affrontare un sistema democratico senza crollare. Ancora cercando quindi questo tipo di interpretazioni del tipo di sviluppo e dei problemi della crisi, un altro tema che affronta il libro di Ignazio Visco e che penso sia interessante discutere oggi con i nostri ospiti è il tema della presenza e offerta di nuovi strumenti di natura finanziaria che scrive Visco molto spesso, sempre più complessi e di cui sempre più arduo è comprendere appieno il profilo di rischio, chiamando in causa anche nel libro le responsabilità dei regolatori e quindi anche la riflessione sulle possibili soluzioni. Ancora riflettendo sulle interpretazioni della crisi e anche riflettendo sulle eventuali divergenze o complementarietà sia nell'analisi della crisi sia nell'eventuale elaborazione di soluzioni, un'altra riflessione che penso sia utile mettere sul tavolo stasera viene da un altro grande studioso scomparso Luciano Gallino, che in un libro intitolato in maniera abbastanza, come dire, polemica
il colpo di Stato di banche e governi, l'attacco alla democrazia in Europa, riflette sul modo in cui questa crisi è collegata anche a una serie di dinamiche cicliche che portano oggi all'emergere di un capitalismo finanziario senza limiti, lui lo definisce, che piuttosto che essere sregolato, però, è un capitalismo finanziario che ha avuto molte regole a favore del suo proprio sviluppo. Quindi siamo tutti diventati esperti, volenti o nolenti, anche i non esperti, di una serie di specifiche categorie che hanno portato a questo tipo di sviluppo. Dicevo, la definizione di Ignazio Visco di arduo comprendere appieno il profilo di rischio, molto spesso anche per i cittadini si è trasformato nella riflessione su definizioni anche meno diplomatiche, su meccanismi che sono stati definiti molto spesso come finanza trash, poisoning, finanza spazzatura, subprime, come prestiti scadenti e così via. Quindi la riflessione anche su come si è arrivati verso questo tipo di evoluzione. E ancora nelle spiegazioni che per esempio Gallino propone, come alcuni tipi di interessi siano diventati dominanti anche nell'Eurozona e in che misura prospettive alternative possono essere introdotte anche a partire dalla riflessione sulle radici della crisi. E lì ci sono, diciamo, le due grandi interpretazioni. È la crisi responsabilità di un'espansione del welfare non più sostenibile, o è responsabilità di un bailing out delle banche che ha portato alla grande crisi fiscale della seconda ondata della crisi a partire dal 2010-2011. Credo che nella discussione di oggi anche su questi temi bisogna riflettere per poter pensare ai modi di soluzione possibili. Ultima nota. Un altro elemento che è stato inserito nell'analisi di crisi Europa e lavoro è l'elemento appunto della dinamica a spirale della povertà, recessione e difficoltà a riavviare un processo di sviluppo. Gallino ha parlato per esempio di una narrazione fuorviante della crisi che l'ha vista prevalentemente come collegata a un eccesso di spesa pubblica affrontata prevalentemente attraverso misure di austerità che in realtà hanno accentuato la crisi. E uno degli elementi che mi piacerebbe discutere oggi è anche in che misura queste interpretazioni sono compatibili, intrecciabili con le analisi che guardano all'aspetto delle trasformazioni tecnologiche. In che misura questo tipo di recessione può essere affrontata guardando a tutti e due i livelli dell'intervento anti-austerità e dell'intervento relativo al un uso delle tecnologie che possa riavviare un processo di sviluppo senza penalizzare la dinamica dell'occupazione, anzi riregolando un mercato che è stato sregolato per un lungo periodo. Ultimo elemento in questo, pensando anche alla dimensione del lavoro, è nei miei compiti a casa per preparare questa presentazione, un altro libro che ho riletto è il libro di Maurizio Ferrera, Rotta di collisione, Euro contro Welfare, che riflette sulla possibilità di ricombinare due elementi che stanno andando invece in rotta di collisione, la protezione dell'euro e la protezione del modello sociale europeo. In che misura e come è possibile
anche a livello dell'Unione Europea pensare a un rilancio di un meccanismo di un modello sociale europeo che è stato molto importante nella legittimazione dell'Europa stessa. E Maurizio Ferrera, che è uno studioso di origine liberale, riflette anche su un elemento che mi piacerebbe porre sul tavolo in questo consesso di economisti, che è il pericolo che lui vede in quello che definisce come econocrazia, come tendenza degli economisti a prestare prevalente attenzione all'essere, scrive Maurizio Ferrera, programmaticamente più sensibili ai temi dell'efficienza rispetto a quelli della giustizia. In che misura questa possa essere anche una delle responsabilità modo fin qui forse non molto efficiente di affrontare la crisi e come possa essere superato. Quindi su questi temi mi piacerebbe appunto discutere con i nostri ospiti anche rispetto al per riflettere sul perché i tempi stanno cambiando. Il libro di Ignazio Visco ha una risonanza diliana da Bob Dylan, The Times They Are A-Changing, e io spero che questa discussione non si concluda in maniera pessimistica con A Hard Rain Is Gonna Fall, ma che possa essere una discussione appunto sulle origini ma anche sulle potenziali soluzioni a questa crisi, anche una riflessione su in che misura si vada verso una possibile convergenza su alcuni tipi di obiettivi e come si possa affrontare anche un problema critico che economisti hanno definito in relazione alla ciclica alternativa tra accumulazione produttiva e accumulazione finanziaria, come Giovanni Arrighi, alternativa tra capitalismo di produzione e accumulazione by dispossessions, come dice David Harvey. Ecco, in che misura possiamo pensare a una evoluzione di un modello di sociale europeo che riesca ancora a o di nuovo a combinare gli elementi di giustizia con gli elementi di ecco. Ringrazio di nuovo tutti i partecipanti e vorrei dare la parola per prima a Giovanni Dosi. Abbiamo pensato che il governatore può concludere sì. Interrogandolo su queste tematiche. Grazie. Mi fa molto piacere essere qui a discutere questo bellissimo, agile libro di Ignazio che mette assieme in poco più di 100 pagine un'analisi strutturale del lungo periodo e un'analisi anche della crisi attuale. Dividerò i miei commenti tra questi due e devo dire anche l'analisi della crisi attuale è lucida malgrado sia il governatore che parte da BCE e quindi dice tutto quello che può dire e anche di più in un certo senso, ma ci arriverò. Ci sono tre caratteristiche, mi sembra, sto parlando del lungo periodo, di questa fase dello sviluppo dell'Occidente capitalista. Una prima è l'emergere, e Visco lo sottolinea molto bene, l'emergere di una, direbbe Chris Freeman, un insieme di un paradigma tecno-economico diverso da quello associato all'elettromeccanica, alle automobili, elettricità, motore a combustione interna,
Un paradigma invece associato a tecnologie dell'informazione e probabilmente crescentemente alle biotecnologie. Per anticipare una cosa che dirò tra un attimo, questo paradigma tende ad essere associato ad un bias, ad una distorsione a favore dell'innovazione di processo. E siamo solo all'inizio della robotizzazione della maggior parte delle attività umane. E dall'altro lato con un basso impatto sulla domanda, cioè in tutti i nostri basket di consumo le automobili, i frigoriferi, le televisioni contano molto di più dei telefonini e di internet. Questo tende a indebolire, a fragilizzare i meccanismi di compensazione tra creazione di domanda via beni nuovi e distruzione di posti di lavoro via innovazione di processo. Questo è un problema grosso su cui magari alla fine ritorno. Ci sono altre tre dinamiche interrelate. Una è la globalizzazione, che non ha molto, sì, tutte dentro tutte, anche il contrario, però non è così legata alle nuove tecnologie. Sì, è favorita dalle nuove tecnologie, però una tendenza istituzionale parzialmente indipendente. La globalizzazione ha come effetto una pesante redistribuzione del reddito dal lavoro ai profitti. Quello che io chiamo il modello Walmart. Walmart, la più grossa catena di vendita degli Stati Uniti con 1,2 milioni di dipendenti, il pattern è invece di prendere, di comprare, mettiamo tavoli o sedie da imprese sindacalizzate negli Stati Uniti, le fa fare in Cina. Cosa succede? Che ovviamente i lavoratori cinesi sono pagati molto di meno dei lavoratori americani, quindi c'è una perdita di lavoro caro negli Stati Uniti, un aumento di lavoro a buon mercato in Cina, certo un vantaggio dei consumatori, un piccolo vantaggio dei consumatori che pagano un po' di meno i loro tavoli e le loro sedie, ammesso che abbiano i soldi di comprarli, perché adesso non lavorano più per la fabbrica sindacalizzata di prima che è stata chiusa. Con un risultato, voglio dire, se c'è della gente qui che crede che il mondo sia un equilibrio generale, vabbè, smettiamo di parlare. Se non ci credete, allora è un problema, perché ha degli effetti, questa cosa ha degli effetti distributivi enormi, non solo del reddito tra la Cina e gli Stati Uniti, ma anche all'interno degli Stati Uniti con un'acquisizione netta di profitti da parte di Walmart, che ovviamente è un'impresa che licenzia i pochi attivisti sindacali, che paga il minimo salariale, un'impresa di schiavisti, insomma, e poi finanzia anche la destra. Ma la seconda grossa tendenza è la finanziarizzazione. Tanto per dare un'idea, negli Stati Uniti la quota dei profitti finanziari sui profitti totali negli anni 50 era attorno al 5%, appena prima della crisi era arrivata al 45% circa. Con un cambiamento anche della struttura delle classi dirigenti nei vari paesi. Se qualcuno mi avesse detto 30 anni fa che la gente faceva andata e ritorno tra il Tesoro e Wall Street, io avrei detto: ma questo è volgare leninismo, l'introduzione a Lenin prima lezione. Invece è vero non solo in Nicaragua, ma negli Stati Uniti e in Europa. Per cui questo aggrava il pattern di esautorazione della politica
c'era stata globalizzazione, per esempio, anche prima della Prima Guerra Mondiale, però gli stati continuavano ad esserci. Oggi c'è una quasi autoevirazione da parte della politica che viene colonizzata dagli interessi finanziari. Ignazio fa una stupenda, breve, stupenda, sintetica diagnosi dell'innovazione finanziaria che Buffett, che non è un proletario, definì weapons of mass destruction, armi di distruzione di massa. E l'associata deregolamentazione che ha permesso è stata una delle cause permissive della crisi che, nata finanziaria, si è poi amplificata nell'economia reale. La crisi. Lì è un punto delicato. Nasce finanziaria, diventa reale. Quando diventa reale, è una crisi di offerta o una crisi di domanda? Io credo enfaticamente che sia una crisi di domanda. Ma se è una crisi di domanda, allora la ricetta tedesca di austerità è come fare dei salassi a un anemico. E dice, ma non è guarito, bisogna farne degli altri. Dice, ma è ancora pallido. Ah, facciamone un altro ancora. E questo fa sì che l'Europa non sia uscita da una traiettoria di crescita bassa o addirittura crescita negativa per qualcuno. Quando mi si dice, parliamo ogni tanto di dibattiti sul debito, sulla politica europea, mi dice, parliamo della Grecia. No, io non voglio parlare della Grecia, io voglio parlare della Finlandia, perché i greci sono mediterranei, sono ladri, mentono, non pagano le tasse. Le renne finlandesi lavorano, pagano le tasse, fanno gli straordinari, non scioperano, eccetera, e seguono le ricette della maestra Merkel. I finlandesi sono in depressione nera. Io voglio parlare della Finlandia. La stessa Germania, i tassi di crescita tedeschi negli Stati Uniti sarebbero quasi depressione. I tedeschi sono contenti così, però non è una performance eclatante. Qui è un punto in cui capisco bene le cautele di Ignazio. Parla sia di questioni di offerta che ci sono e che vanno al di là, vanno più indietro della crisi attuale, parla anche di fattori di domanda, non prende una posizione drastica, perché credo sia impossibile nella tua posizione istituzionale prenderla, ma ne alludi ripetutamente. Se è così, allora anche le cosiddette riforme strutturali forse hanno degli effetti boomerang. Rapporto ILO recente sembra che le riforme strutturali che flessibilizzano il mercato del lavoro, non c'è molta evidenza, ma le riforme flessibilizzanti hanno effetti negativi sull'occupazione e non positivi. E si può anche dimostrare formalmente, stiamo lavorando modelli in cui si dimostra che la flessibilizzazione sia dei salari che dei meccanismi di entrata ed uscita ha degli effetti macroeconomici negativi. Sostenibilità, e qui chiudo, sostenibilità del
sistema europeo di welfare che ci è caro, ma che è molto che è molto caro, ci è caro ma è molto caro. Io credo che vada, Tommaso Padoa-Schioppa diceva, tasse è bello, sì, tasse è bello, bisogna riscoprire una pesante tassazione progressiva sui redditi e sulle transazioni finanziarie. Se no è molto difficile pensare di mantenere questo, il nostro caro sistema di welfare. Forse non è neanche sufficiente questo. Io credo che per renderlo viable nel lungo periodo bisogna tenere una base produttiva manifatturiera in Europa. Cose che ricorda anche, anche Ignazio, dicendo che è difficile, ed è difficile. Però io credo che senza base produttiva in Europa non si riescono a pagare salari sufficientemente alti, non si riesce a reggere la bilancia commerciale, le partite correnti, e appunto, lo ripeto sempre, se qualcuno pensa che siano gli operai cinesi a pagare le nostre pensioni, questo è un po' da squilibrati, perché non hanno neanche i soldi per pagare le loro pensioni, figuriamoci se vengono a pagare le nostre. Quindi forse, absit iniuria verbis, dovremmo anche pensare a un po' di managed trade, a un po' di controlli sui flussi, oltre che sui flussi di capitale da fare subito, ma anche sui movimenti di merci, per esempio facendo pagare un po' di dazi in relazione al contenuto di inquinamento delle importazioni o all'assenza di sindacati nei paesi di origine delle merci stesse. Questo per salvaguardare una base produttiva da noi, senza la quale credo non sarà possibile né tenere questo sistema di welfare e forse nemmeno tenere i livelli di reddito che ci abbiamo, perché l'ultima fase di non è un gioco somma zero, ma l'ultima fase dell'industrializzazione mondiale ha avuto un trasferimento massiccio e velocissimo dall'Europa, dagli Stati Uniti alla Cina, della produzione manifatturiera. Io credo che questa cosa qui faccia bene anche agli operai cinesi, perché a quel punto lì la Cina deve rilanciare la domanda interna invece che essere trainata all'esportazione. Tutte cose credo che possono succedere solo se si abbandona quella Weltanschauung ordoliberal tedesca, in cui l'ipotesi fondamentale è che il mondo è in equilibrio, basta risparmiare e si cresce, è tutta una questione d'offerta, la domanda non conta, e bisogna pagare i debiti. Invece magari no, magari non bisogna pagare i debiti, bisogna rilanciare la domanda, ristrutturare il debito, fare il reprofiling, che è molto più fine che dire ristrutturare. Sa un po' di chirurgia estetica reprofiling. Però questo ed è ben chiaro secondo me anche nel libro di Ignazio, che ci sono tante cose che si possono fare solo con la politica e che non è né la Banca d'Italia ma neanche la BCE che può farle se non ci sono politiche fiscali corrispondenti. L'aspetto che è molto legato al tema del lavoro, che sottolineava Giovanni, tenere la base produttiva in Europa. Ricordavo una frase di Gallino che dice: non è lo sviluppo che produce il lavoro, è il lavoro che produce sviluppo. La domanda è:
ci si riesce in qualche modo a tenere la base produttiva in Italia, in Europa, cosa comporta questo? Questo, professore questo. Alberto Quadricurzi. Intanto grazie per l'invito, è un piacere essere in un'istituzione così prestigiosa, in un palazzo splendido, e quindi sentire anche una certa invidia verso chi può vivere in queste condizioni privilegiate. Anche tenendo conto che queste istituzioni privilegiate rappresentano dei punti di eccellenza nel mondo, in quanto la scuola normale, soprattutto per i suoi studi di fisica, rappresenta tuttora un riferimento nel mondo. Se voi andate al CERN di Ginevra, la massima concentrazione di fisici è italiana e la massima concentrazione di italiani viene dalla scuola normale. Dico questo perché nella nostra abitudine inveterata di autodenigrarci ci dimentichiamo pure che esistono dei punti di eccellenza. Parto con un aneddoto, se mi è consentito, che però ha a che fare con la manifattura. Quando Fabiola Gianotti divenne direttore generale del CERN, a una conferenza tenuta ai Lincei, uno degli ascoltatori o delle ascoltatrici intervenne dicendo: lei però insomma parla, ma ha fatto gli studi all'estero, ha fatto il dottorato chissà in quale università, questo e quello e quell'altro. E lei risponde: ma veramente io ho studiato a Milano, ho fatto la laurea in fisica e matematica a Milano, ho fatto il dottorato a Milano, ho fatto un concorso al CERN, l'ho vinto, sono entrata, sono direttore generale. Questo per dire che molto spesso noi ci adagiamo su quelli che sono dei paradigmi che poi non hanno dei riferimenti di sostanza. Con questo non dico che tutta l'Italia sia allo stesso modo, ma certamente dobbiamo tenerne conto. Ecco perché arrivo alla manifattura. Noi tutti siamo abituati a dire che la manifattura italiana non è competitiva, che la manifattura italiana non ha fatto innovazione, e l'elenco, la giaculatoria dei limiti della nostra manifattura fanno parte del nostro pane quotidiano. Dobbiamo però allora riuscire a spiegare, in qualche modo, perché la manifattura italiana è tuttora la seconda manifattura europea, più forte di quella francese, perché la manifattura italiana, escludendo l'energia, escludendo l'automotive, ha un surplus commerciale enorme. L'anno scorso sono stati 100 miliardi di avanzo commerciale, che è il secondo avanzo commerciale dopo quello tedesco, perché sia pure in comparti di nicchia la manifattura italiana detiene dei record mondiali. Naturalmente qualcuno può dire: ma insomma, avere il record mondiale nei freni per le automobili da corsa non è una gran cosa. Se però andate a vedere il valore aggiunto di questa nicchia mondiale, vi rendete conto che non sono poche cose. Se poi andate a monte a vedere la quantità di ricerca scientifica e tecnologica, ma soprattutto tecnologica più che scientifica, c'è dentro quella tipologia di prodotto, vi rendete conto che c'è l'innovazione in Italia. Un altro esempio, sempre sulla manifattura: tempo fa, circa 2 anni fa, è stata fatta la gara per la impermeabilizzazione del canale di Panama. L'ha vinto un'impresa italiana che ha dato una garanzia di impermeabilizzazione per 100 anni. Io ho detto all'imprenditore: ma tanto tu sarai morto tra 100 anni. Dice: bene, questo non lo so, non mettiamo limiti alla provvidenza, può darsi di sì, può darsi di no. Comunque dice: io spero che ci siano i miei nipoti. Allora gli ho chiesto: ma dove avete fatto le prove dei materiali? Perché è la domanda più ovvia, no? Ah, dice: abbiamo fatto le prove dei materiali nei 5 più grandi laboratori al mondo di prove dei materiali. Non 1, 5, per vedere se questi materiali avevano sufficiente affidabilità. Allora, perché ciò è successo, dovremmo chiederci, malgrado il declino della grande manifattura italiana, che è tutta declinata, salvo alcuni casi. È declinato, non parliamo dell'acciaio, salvo il caso Arvedi, perché Arvedi è un leader mondiale dei laminati in continuo,
tant'è che adesso purtroppo se l'è comperata Siemens in gran parte. Siamo stati debolissimi per anni nell'automotive, però molti anni nell'automotive, non abbiamo uno straccio di infotelematica e via discorrendo. Secondo me la manifattura italiana ha retto per la capacità di invenzione degli imprenditori italiani, nata non tanto dal genio galileiano che noi tutti ammiriamo o leonardesco, ma nata dal fatto che questa gente era vissuto in un territorio dove l'innovazione faceva parte di una tradizione storica, innovare. E quindi hanno appreso quasi in modo inconscio, persino persone con gradi di scolarizzazione molto modesta, hanno impreso a fare innovazione. Molti imprenditori del cosiddetto quarto capitalismo, che sono quelle imprese che io cerco di rappresentare con due numeri molto arrotondati, da 500 milioni, dovrebbero essere 250 milioni di fatturato, fino a 3 miliardi di fatturato, sono venuti, come si dice, dalla gavetta. Naturalmente la seconda generazione non è più una generazione da gavetta, è tutta generazione che ha fatto studi altamente sofisticati per reggere l'innovazione e essere competitivi. Quindi secondo me per questo la manifattura. Giorgio Fuà e anche Beccattini, quando discutevano dei distretti, che adesso sono un pochettino, non dico superati, ma certamente non sono più la punta di diamante, adesso la punta di diamante sono quelle 5.000 imprese del quarto capitalismo, dicevano che nel distretto è difficile distinguere l'aspetto sociale dall'aspetto economico, dall'aspetto tecnologico, dall'aspetto innovativo, perché è una forma di integrazione talmente marcata che di per sé è una entità biologica, integrata, fortissima, e io credo che fosse una rappresentazione corretta. Detto questo, quali rischi io vedo parlando dell'Italia? Poi mi sarà permesso di dire due parole sull'Europa. Il rischio che io vedo è che probabilmente questo oggi non basta più. Non basta più perché in molti casi, quando l'imprenditore innovatore cessa di svolgere il suo ruolo di leader, per ragioni varie, comprese quelle legate all'anagrafe, il più delle volte queste imprese tendono ad essere cedute e il principale acquirente di queste imprese nel contesto attuale è rappresentato da due paesi, dalla Germania e dalla Cina. Questi sono i due paesi che stanno comprando la manifattura italiana. E questo mi porta a pensare che se queste imprese avessero saputo fare, aiutate, lo metto tra virgolette perché poi potrete chiedermi a chi le aiutava, a fare un salto dimensionale significativo, ad avere dietro un punto di forza che non hanno mai avuto, la finanza, cioè gli strumenti per crescere, che quasi tutte le imprese del quarto capitalismo non hanno, avremmo avuto dei campioni nazionali di dimensioni medio-grandi che potevano reggere e continuare a crescere. Quindi io vedo due limiti, il limite dell'imprenditore innovatore che quando per ragioni anagrafiche non è più in grado di reggere cessa e vende, anche per colpa sua, perché non ha voluto fare fusioni con altre imprese, la gelosia dell'imprenditore, l'ho fatta io, la tengo io, questo è psicologia, non è economia, è un fatto di non voglio giudicarlo, la constato. E l'altro aspetto, la mancanza di un'adeguata strumentazione finanziaria per crescere e mantenere dimensioni sufficienti per i mercati internazionali. E su questo poi sentiremo cosa ci dice Ignazio Visco sul fatto che il sistema bancario italiano forse non è stato il massimo nel dare supporto quando si trattava di fare il passo della crescita, non di fare supporto per imprese che avevano fior di utili e quindi non volevano neanche il sostegno perché avevano per conto proprio il capitale necessario.
Quindi per me la manifattura, come ha detto la collega Della Porta, rimane, e come ha detto Giovanni, rimane cruciale, ma non solo come fatto economico, anche come fatto sociale. È soprattutto nel contesto dell'Europa continentale una delle componenti della civiltà dell'Europa continentale. Quindi, e io l'ho sempre detto anche in passato, chi sostiene che bisogna delocalizzare, a parte che molti delocalizzatori stanno ritornando precipitosamente indietro, non si rende conto che un'Europa continentale senza una manifattura perde un pezzo della propria civiltà. Questo è il punto. Quindi non un pezzo della propria economia, anche quello, ma della propria civiltà. E questo chiama in causa anche la nostra responsabilità di persone che svolgono ruoli di formazione. Non voglio adesso entrare in tutto ciò, ma se ritorniamo indietro in pezzi della storia italiana, vediamo la strettissima correlazione tra determinate scuole e determinate manifatture. Io sono un cultore dell'illuminismo lombardo, ma Carlo Cattaneo era stato alla base della scuola di arti e mestieri. Il Politecnico di Milano è nato sostanzialmente da un'idea di Carlo Cattaneo ed è stato attuato da degli... Giuseppe Colombo, che ha fondato il Politecnico con Brioschi, ha fondato la Edison, era nel consiglio d'amministrazione della Comit, che sosteneva varie imprese manifatturiere, mandò un suo studente povero ma molto intelligente, che si chiamava Pirelli, figlio di un fornaio di un paese del lago di Como, lo mandò a studiare in giro per l'Europa la manifattura della gomma. Quindi c'era un'idea illuminista del progresso basato sulla manifattura, alimentato da processi di formazione importanti. Ecco perché io dico la manifattura nell'Europa continentale è un pezzo di civiltà dell'Europa continentale. Altre due considerazioni a margine di questa osservazione, se volete, che non è né ottimista né pessimista, è agrodolce. Agrodolce è anche un cibo molto, oggi ho mangiato a una trattoria qui del cibo agrodolce che era squisito, ho pensato a te Cosimo poi, anche, che avevamo, ti ricordi, ecco. Allora, l'Europa secondo me ha preso la peggiore sbandata della sua storia post-bellica quando, dopo la caduta del muro di Berlino, non è riuscita a spingere a fondo l'integrazione politica. Quello è stato il momento di svolta, perché se fosse riuscita a fare quella svolta avrebbe assunto quella natura di terzo polo, ritornando anche a riprendere fuori il progetto della Comunità Europea di Difesa. Lì ha sbagliato i tempi e da lì è nato tutto il resto. Poi, avendo perso il tempo, ha incominciato a puntare troppo sull'economia, ma ormai il tempo era passato, puntare troppo sull'economia l'ha spinta a una certa confusione. Fare il passo della moneta, che io continuo a pensare, se non altro per la convenienza italiana, che sia stato un passo giusto, ma poi senza accompagnarlo da quella strumentazione di politiche fiscali indispensabile per poter fare una politica economica. Quindi, fatta la moneta, Ciampi l'ha sempre detto con quella sua espressione toscana, la zoppia, che poi qualcuno mi spiegherà bene che cos'è la zoppia o la zoppia, ecco che i toscani lo sanno. Ultima considerazione, la perdita della memoria. Secondo me, dopo Kohl e Mitterrand e anche dopo Ciampi e anche dopo Napolitano, ma Napolitano è un sopravvissuto, nel senso che ha vissuto in un'epoca che non era più la sua epoca, la gente non si ricorda più del perché e del per come l'Europa è stata costruita come comunità e poi il tentativo di unione, non si ricorda più. E quindi non si ricorda neanche che la disunione, quella che stiamo vivendo oggi sulla vicenda degli immigrati, può portarci alla divisione.
E se ci ritorniamo alla divisione può succedere di tutto, assolutamente di tutto. Quindi io su questo sono piuttosto preoccupato. Di più anche rispetto al discorso del mantenere la manifattura. Due minime e poi concludo. Le Nazioni Unite hanno fatto due programmi, secondo me, sulla carta molto belli, ma anche con una certa efficacia, Millennium Development Goal e Agenda 2030. Forse non hanno raggiunto tutti i risultati, però un po' di sviluppo c'è stato. Rimane il problema di un intero continente che, al di là dei numeri, dice l'Africa cresce del 4%, passano da 2 dollari al giorno a 2 dollari e 4% e 0,408 centesimi, evviva. Quello è il vero problema. E tenete conto che la dinamica demografica africana, se i numeri sono giusti, nei prossimi 30 anni sono 600 milioni di persone in più. Quindi l'idea, secondo me buona, degli Africa Bond, Euro Bond, EU Africa Bond, quelli che ha proposto il Migration Compact pochi giorni fa, voi direte una piccola idea, è una piccola idea ma potrebbe anche essere una grande idea, e qui semmai nel secondo giro posso dire qualcosa. Domande di rilancio a Mario Pianta e poi anche a Ignazio Visco. Ok, riproviamo. Su due punti. Un punto che ha appena toccato Alberto Quadrio Curzio, il problema della politica, e un punto che aveva rilanciato anche Giovanni Dosi, che è il punto dell'avere affrontato una crisi finanziaria che si era trasformata in crisi dell'economia reale da domanda con politiche di austerità. Mi sembra che questi temi erano affrontati nel libro di Ignazio Visco, ma c'è un momento, una frase, pagina 86 che mi ero segnata, dove si dice: alla crisi dei debiti sovrani l'Europa ha reagito con una strategia definita su questi due fronti. Da un lato i singoli paesi colpiti dalla crisi si sono impegnati ad attuare politiche di bilancio prudenti e riforme strutturali a sostegno della competitività. E qui mi chiedo, sono queste politiche di sostegno all'offerta, alla domanda, e a che tipo di analisi della crisi rispondono? Altro elemento che viene sottolineato nel libro: dall'altra parte è stato avviato un articolato processo di riforma della governance economica dell'Unione. Ma è questo processo un processo che riconosce il valore della politica o si basa su automatismi che sono stati, non a caso, hanno creato problemi sia agli studiosi di politica che sembra agli stessi cittadini? Mario. Sì, perfetto. Beh, ancora grazie per queste provocazioni che interrompono questa discussione, ma soprattutto grazie per questa ottima sede di discussione su un libro importante e in un posto che questa nuova attività della scuola normale, che non è soltanto un'eccellenza pisana nel campo delle scienze naturali e della fisica, ma anche un'eccellenza fiorentina nel campo delle scienze sociali a livello internazionale. Allora, molto rapidamente, non ripeto molte delle cose che sono già state dette sul libro, essenzialmente ci offre uno stato dell'arte aggiornato, puntuale, equilibrato, molto equilibrato e complessivo sui diversi aspetti tecnologico, finanziario, macroeconomico e industriale per quanto riguarda il nostro paese, dei guai, delle luci e delle ombre che viviamo oggi. Mi sembra che ci siano tre livelli che sono messi in evidenza. Ovviamente il libro, come segnalava anche Giovanni prima, è molto ricco, soprattutto se riesce a leggere anche tra le righe in alcuni casi, insomma, quindi richiede un esercizio anche di attenzione particolare. Però ci sono tre livelli che sono importanti. Uno, ovviamente, il quadro analitico che sta dietro, che viene esplicitato, documentato bene sulla base dello stato dell'arte di molte idee economiche e politiche attuali. Poi c'è il discorso della valutazione del passato e dell'interpretazione della crisi, e poi c'è il presente e l'agenda politica. Politica, no? Ecco. Allora,
qui, diciamo, se vogliamo essere un po' come dire, provocatori, potremmo dire i tempi stanno cambiando perché ci sono tutti i processi strutturali che sono analizzati, quindi il cambiamento tecnologico, la tecnologia dell'informazione, la robotizzazione, eccetera, l'ascesa della finanza, eccetera, eccetera. Oppure possiamo anche dire che i tempi stanno cambiando perché i nostri occhiali con cui abbiamo guardato questi processi negli ultimi 30 anni, che sono occhiali sostanzialmente partendo dalla teoria economica proprio, occhiali che presupponevano uno schema di ispirazione liberale che indicava come ricetta di politica economica la liberalizzazione dei mercati partendo da una ipotesi di comportamenti efficienti dei singoli operatori, di comportamenti razionali dei singoli operatori, di una capacità dei mercati non soltanto di essere efficienti e pienamente informati nel breve periodo a risorse date, quindi svolgendo la loro funzione allocativa, ma anche nel lungo periodo, quindi individuando le tecnologie, le traiettorie di sviluppo, le aree di investimento, i paesi in cui andare a investire in modo da massimizzare le possibilità di sviluppo e minimizzare i rischi. E, in un certo senso si legge abbastanza bene dietro le pagine del volume una come dire, problematicità rispetto a molte di queste ipotesi. Nel caso della finanza si dice che l'evoluzione perversa della finanza, ovviamente non si usa questo termine, comunque l'evoluzione della finanza verso dinamiche speculative, non si usa neanche questo termine, dinamiche che hanno aumentato l'instabilità complessiva e che erano state giustificate con tanto di premi Nobel sulla base di una teoria che diceva che c'era una perfetta razionalità e che le novità finanziarie, i nuovi strumenti derivati, high frequency trading, sistema finanziario ombra, erano tutte cose che permettevano di minimizzare i rischi e quindi consentivano sostanzialmente di creare una condizione di maggiore solidità in un contesto finanziario di maggiore complessità e di maggiore globalizzazione, eccetera. Allora, uno dei problemi su cui mi sembra siamo un po' in bilico è se continuiamo ad accettare uno schema concettuale che non mette in discussione che alcune dinamiche economiche e alcune politiche che ne sono conseguite come dire, riconoscono la solidità di questi approcci. In questo senso la discussione sulla finanza in un certo senso nel volume del governatore è sia molto esplicita sugli errori commessi, i fenomeni, come dire, le radici dell'instabilità, ma anche molto come dire, cauta nel individuare alcuni aspetti che potrebbero invece indicare un cambiamento di direzione. Faccio degli esempi. La Tobin Tax non se ne parla nel volume, all'indomani della crisi nel 2008, G7 d'emergenza, G20 d'emergenza, tutti che promettono di introdurre la Tobin Tax per stabilizzare i movimenti di capitali, ridurre l'instabilità, eccetera. Agenzie di rating nel volume si dice giustamente che hanno completamente sbagliato la loro valutazione del rischio. Nel G7 o G20 si promette che si introdurranno nuovi sistemi di valutazione più affidabili e non caratterizzati come adesso da un conflitto di interessi pazzesco tra le società finanziarie che sono proprietarie delle agenzie di rating. E questo è un problema, non si sta facendo niente su questo. Volcker Rule, di cui si parla nel volume, gli americani un po' ci credono, qualcosa è stato fatto, in Europa mi sembra che siamo molto fermi. Paradisi fiscali, dobbiamo aspettare Wikileaks e Panama Papers per sapere che non si può continuare ad avere una situazione in cui c'è un'integrazione economica in Europa su tutti i fronti tranne su quello dell'armonizzazione fiscale, nemmeno a casa nostra, e quindi la Fiat si comporta come si comporta e così via, per non, quindi diciamo armonizzazione fiscale in Europa e ovviamente politiche di integrazione di queste norme a livello globale, eliminando un problema come quello dei paradisi fiscali che per un paese piccolo può diventare una questione di vita o di morte. I flussi di capitali che ha avuto la Grecia, che sono giustamente ricordati nel volume nel momento di crisi del luglio scorso, hanno messo in ginocchio un paese di diversi milioni di persone.
Si potrebbe continuare su questi aspetti della finanza con i parametri di Basilea e molte altre norme, fino alle normative che stanno dietro alle crisi bancarie italiane di questi mesi, in cui abbiamo, come dire, uno schema concettuale che ci dice liberalizziamo e andrà tutto bene, e dobbiamo soltanto introdurre elementi di contorno, e non facciamo un investimento politico invece per introdurre, come già ricordava Giovanni Dosi prima, un controllo, una regolamentazione strutturale, forte, su un fenomeno che non è un fenomeno, come dire, la nuova frontiera del capitalismo. E qui forse c'è proprio una questione concettuale. Della Porta ricordava in apertura l'analisi, per esempio, di Giovanni Arrighi, che secondo il quale l'evoluzione del capitalismo, usando Marx, Braudel e moltissimi altri studiosi, storici economici e così via, come dire, non è che la finanza è un'attività come le altre, magari più moderna, più produttiva, eccetera. È una fase di accumulazione ricorrente all'interno dello sviluppo capitalistico in cui si sostituisce l'accumulazione attraverso una fase di espansione materiale della produzione con un'accumulazione attraverso una fase, come dire, di autovalorizzazione della moneta attraverso la finanza, con guadagni speculativi che sono alimentati da bolle. Ma queste bolle, come è sempre successo nella storia, dalla bolla dei tulipani in Olanda in avanti, esplodono. Quindi stiamo di nuovo oggi seduti su una polveriera, perché siamo a livelli record delle borse di tutto il mondo, compresa quella cinese, e rischiamo, se non ci rendiamo conto che ci sono dei cambiamenti di rotta un po' più come dire, strutturali da intraprendere, di saltare per aria molto, cioè come i rischi di instabilità sono molto forti. Questo per quanto riguarda l'esempio della finanza di cui si era parlato meno, che mi sembrava importante rimettere in primo piano. Il suggerimento è ovviamente, questo è un esempio in cui la sollecitazione della Porta di poco fa sul capire qual è il ruolo della politica qui è fondamentale. È molto interessante come nel volume si spiega come i big della finanza andavano dai governatori e dirgli: noi siamo troppo più grossi, più ricchi, più bravi di voi, più globali, voi che siete piccoli paesi, state zitti e buoni, fidatevi delle nostre autoregolamentazioni. Abbiamo visto il risultato, no? Wall Street ha perso il 50% del valore nella crisi di 8 anni fa come dire, le finanze pubbliche di quasi tutti i paesi hanno salvato le banche, anziché salvare il modello sociale europeo o le politiche keynesiane che sono necessarie. Da questo punto di vista, un passaggio sull'Europa. L'Europa, è molto interessante la citazione del rapporto dell'OR dell'89, che io ho citato in un altro mio lavoro precedente, su un altro aspetto, c'è una frase che è letteralmente profetica, perché all'inizio dell'89, prima della caduta dell'Unione Sovietica, in quel rapporto si dice: se la sequenza è libertà di movimento dei capitali, che sarà realizzata l'anno dopo, nel 90, no? 1990 l'Europa liberalizza i movimenti dei capitali. Cosa avremo? Instabilità finanziaria. Nel 92 c'è stato il crollo del sistema dell'accordo di cambio europeo con la lira, la sterlina peseta che si svaluta nel 30%. Quindi dovremo intervenire con strumenti sui cambi molto più forti. Quindi ci sarà il progetto, ovviamente, di integrazione monetaria e di moneta unica. Ma se noi facciamo questo, che cosa avremo? Non avremo più uno strumento di aggiustamento della politica in caso di divergenze strutturali, e quindi dovremo avere convergenza delle politiche fiscali, e avremo l'unico strumento che sarà la svalutazione interna. Si usano praticamente, se ricordo bene, esattamente queste parole qua, cioè l'abbassamento dei costi del lavoro per rendere più competitive le merci dei paesi deboli nel momento in cui questi paesi deboli sono colpiti da fenomeni di divergenza. Quindi in un certo senso era già tutto, come dire, Ciampi e Padoa-Schioppa erano tra gli autori di quel rapporto, e la traiettoria dell'integrazione europea disegnata allora, che era già allora esplicitamente una traiettoria all'insegna della liberalizzazione della finanza al primo posto, non l'integrazione del modello sociale europeo, okay? O della politica, o l'unione politica che ricordava Quadrio Curzio poco fa. Integriamo l'Europa in nome della finanza e della liberalizzazione dei mercati, è chiaro che poi ci troviamo una serie di problemi che ci scoppiano tra le mani in questo modo qua. Qual era l'idea di fondo che c'era dietro? Liberalizziamo, deregolamenti,
abbiamo uno standard di politiche one size fits all, come si dice, cioè una misura unica che va bene per tutti, e quindi di qua tutti i parametri, parametri di Maastricht, parametri, perfino i parametri di Europa 2020, perfino il 20% di produzione industriale che viene messo in discussione anche nel volume, cioè il 3% del PIL per la ricerca e sviluppo. È chiaro che quello è un modello che presuppone che ci sia un processo automatico di convergenza. Nel momento in cui allargo il mercato, liberalizzo, cosa succede? Il capitalismo, capitale e lavoro si combinano dappertutto nello stesso modo, la conoscenza circola, eccetera. La realtà non è così. E cosa è successo invece? Abbiamo avuto un processo di divergenza strutturale che con la crisi è diventato enorme. L'Italia e la Spagna hanno il 25% di produzione industriale in meno rispetto al 2008. E questa non è una caduta congiunturale, è una perdita strutturale che salva alcuni pezzi di cui parlava Quadrio Curzio poco fa per quanto riguarda le eccellenze industriali italiane, che fanno gola sempre di più a investitori stranieri, ma introduce un elemento strutturale per quanto riguarda la struttura produttiva, per quanto riguarda ovviamente l'occupazione che viene distrutta in queste condizioni e per quanto riguarda le disuguaglianze, perché è interessante combinare come la divergenza nelle performance poi si associa ad una divergenza a livello di distribuzione individuale del reddito, eccetera, eccetera, che ha portato l'Europa a disuguaglianze record. Oggi l'Europa, tra gli individui di tutta l'Unione Europea, è più diseguale degli Stati Uniti. Non è mai stata così diseguale in termini di redditi e in termini di ricchezza. Non ne parliamo perché questo è un altro problema interessante per gli scienziati politici e sociali. Quanta diseguaglianza è tollerabile? Quanta rappresentazione della diseguaglianza viene camuffata da remunerazione di caratteristiche particolari o non riducibilità di fenomeni di individualizzazione? Ma in realtà questi livelli record di diseguaglianza che nascono da questo 15% che è stato spostato in 20 anni dal lavoro al capitale nella distribuzione del reddito e di una percentuale molto alta all'interno dei profitti, che è passata dai profitti industriali ai profitti finanziari, come riflesso del processo di finanziarizzazione di cui parlavamo prima, questi sono elementi fondamentali strutturali che stanno all'interno di queste dinamiche. Quindi, da questo punto di vista, è chiaro che un processo economico che si avvita in un contesto di finanziarizzazione fine a se stessa come modello di accumulazione strutturale che alimenta fenomeni di divergenza reale, non riesce, e caratterizzati da esiti fortemente diseguali, non riesce a produrre quella domanda, perché la domanda non sta più nelle mani dei lavoratori che guadagnano salari, non sta più non si rivolge più ai produttori nazionali e alimenta, come lo riconoscono ormai non solo gli economisti keynesiani, Stiglitz e Krugman, ma anche sempre di più altri, una dinamica di depressione, di bassa crescita strutturale, o altri aspetti discussi accuratamente nel volume. Ma per finire sulle disuguaglianze, ormai non sono gli economisti alla Atkinson o Piketty o i nostri lavori sulle disuguaglianze che segnalano questi effetti. Abbiamo i documenti dell'OCSE e del Fondo Monetario che dicono che l'attuale eccesso di disuguaglianze produce un rallentamento della crescita, che l'indebolimento delle tutele del lavoro produce un aumento della diseguaglianza che produce un aumento della spinta depressiva e che una politica contro le diseguaglianze diventa assolutamente necessaria anche in questo contesto macroeconomico. Quindi da questi spunti diventa interessante capire se i margini di recupero delle politiche che abbiamo su questi vari aspetti possono essere degli strumenti concreti che ci permettono di riappropriarci un pochino di controllo su come cambiano i nostri tempi. Grazie. Grazie. Prima di dare la parola a Ignazio Visco, una domanda di collegamento, una empirica e una teorica. Nel dibattito attuale, anche nelle scienze sociali, è ritornato di moda Karl Polanyi, che diceva che non si poteva commodificare, mercificare, senza rischi, tre tipi di beni, terra, lavoro e denaro. È ancora attuale, Polanyi, da questo punto di vista, c'è ancora qualcosa che viene fatto
per evitare la mercificazione del denaro, che sembra essere poi alla base di questo. E la domanda empirica, nelle letture per preparare questa tavola rotonda, vengono fuori dei dati che al cittadino comune sono stati spesso comunicati, che fanno un po' impressione. Nel 2008 si dice le banche dell'Eurozona hanno esposizioni passive di bilancio pari a circa il 250% del PIL e trilioni di euro vengono investiti qui. Allo stesso tempo, sempre statistiche dicono 6 milioni di famiglie tra Stati Uniti, Irlanda, Spagna e Regno Unito hanno perso la casa perché erano andati in bancarotta. C'è uno squilibrio anche tra queste vicende in termini di rischi che sono stati presi e costi che sono stati pagati. E questo a me mi sembra che era uno degli elementi a cui Polani si riferiva anche. Governatore, ci sono tante domande? Le do la parola. Bene, prima di aprire al pubblico. Anche. Tutto grazie dell'invito, grazie presenza intorno a questo tavolo di persone così preparate di me su molti dei temi che io devo parlare più forte, è difficile. Ho segnato un po' di punti, ma partirei da un punto fondamentale. In tutte le cose che affrontiamo oggi, io credo bisogna essere molto umili. C'è molto che non capiamo, molto che non sappiamo, così come bisogna essere umili quando si dice come pensate che sarà il futuro, forse i sociologi, ma gli economisti il futuro non lo sanno prevedere, questo è certo, i sociologi un po' meglio forse, però il punto di partenza credo in tutto quello che ho da dire, un po' reagendo, un po' raccontando però perché ho scritto le cose che ho scritto. Il punto di partenza è una constatazione, è la constatazione che oggi stiamo molto meglio di ieri a livello globale. Partiamo da questa piccola osservazione. Il mondo è cambiato straordinariamente negli ultimi 25 anni, diciamo dalla fine della guerra fredda vi è stata una apertura e integrazione diciamo non solo commerciale, ma sulle persone straordinaria, sono riemerse o sono emerse aree totalmente distaccate, vi è stato un cambiamento tecnologico straordinario, Dosi diceva prima innovazione, spesso così via, ma in realtà vi è stato già nel corso degli anni 90 un salto tecnologico, quella che si può chiamare una nuova general purpose technology, simile all'elettrificazione, però sul piano della conoscenza, dell'informazione, della trasmissione, della rapidità con cui questa conoscenza viene a essere trasmessa. E poi vi è stato quello che era previsto, ma quello che la politica non riesce mai a governare, anche se è molto facile da prevedere per i primi 10, 15, 20 anni, c'è un cambiamento demografico straordinario. Questo in un contesto nel quale, come il pendolo, la regolazione e la liberazione, la liberalizzazione dell'economia si succede, per cui noi abbiamo avuto una fortissima regolamentazione dopo la depressione anni 30 e la seconda guerra mondiale, lo Stato molto presente, in Europa questo modello sociale chiaramente connesso, con che cosa? Una crisi grave per quel che riguarda l'occupazione, per quel che riguarda la stabilità monetaria, molti dei presenti se lo ricordano, ci sono anche qualche giovane che non lo sa, ma noi abbiamo vissuto periodi di stagflazione molto brutta, abbiamo avuto una inflazione che andava anche nei paesi diciamo più
avanzati a crescere dell'ordine del 15-20% e più, una disoccupazione che tendeva a crescere oltre il 10%, e la reazione a questo è stata un'azione del tipo: allora le politiche macroeconomiche keynesiane non funzionano, facciamo altre politiche. Ed ecco il pendolo che va dall'altra parte: deregulation, la Thatcher, Reagan e così via, e una deregulation che indubbiamente poi forse ha spinto anche alla fine di un modello di politico quale quello che si era andato affermando nei paesi del socialismo reale. Che è successo dopo? Beh, è successo che dal 1990 a oggi sono passati 25 anni e abbiamo una popolazione adesso di 7 miliardi di persone nel mondo. Erano 5 miliardi nel 1990, erano meno di un miliardo alla fine del Settecento, erano 1,5 miliardi all'inizio del Novecento, erano 3 miliardi 50 anni fa. Quindi un straordinario aumento della popolazione e la povertà estrema, quella di chi vive adesso si dice con meno di dollari al giorno, è scesa negli ultimi 25 anni, con l'aumento di questi 2 miliardi di persone, di oltre 1 miliardo. Questo vuol dire 2 miliardi di persone che non sono nate in più e non sono entrate in povertà assoluta, e 1 miliardo in più di persone che è scesa da questa povertà assoluta. Quindi stiamo parlando di un cambiamento straordinario. Ovviamente noi ci preoccupiamo dell'Italia, dell'Europa, di problemi seri sicuramente, ma dobbiamo avere presente una dimensione globale, e questa dimensione globale è una dimensione magari instabile, magari che potrà portare a rischi, come vediamo se questi grandi paesi emergenti o emersi o quasi emersi non riescono a fare il salto di qualità democratico, se vogliamo, quindi politico prima di tutto, ma poi anche di organizzazione produttiva. Su questo sfondo di grandi cambiamenti, la globalizzazione, questo risultato, la tecnologia, questo straordinario momento che viviamo è un momento di incertezza estrema, perché finalmente si realizza in questo momento il timore di Keynes o il timore di Mead di una disoccupazione da tecnologia. Keynes diceva ci sarà, stiamo parlando di 80 anni fa e più, ma sarà transitorio, temporaneo, non sarà. Poi dopo saremo tutti molto meglio, perché potremo godere dei frutti del progresso tecnico lavorando di meno, facendo tante altre cose. La difficoltà sarà trovare le cose da fare, non sarà tanto. Mead diceva no, qui c'è un problema più serio, in metà anni 60, il problema più serio è lo spostamento dal lavoro al capitale, se volete, da chi produce lavorando alla produzione delle macchine. A questo punto chi possiede le macchine avrà tutto il rendimento dell'attività di produzione. Io non sono sicuro di aver capito bene i dati di Mario Pianta prima sulla distribuzione del reddito dal lavoro capitale, 15% e così via. Credo che sì, no, ma bisogna andare a vedere bene. Io c'è un interessante lavoro che ho messo qui, l'ho visto. Noi lavoriamo molto su questo, ma 15% bisogna capire dove, come, ci sono i cicli e i trend. Però è indubbio che il rischio perlomeno c'è, e io questo credo che enfatizzo nel libro, che quello che temeva Mead adesso forse si può realizzare. Pensate a la seguente cosa. Si produceva prima nelle fabbriche con 100.000, 200.000 persone le automobili, adesso per le stesse automobili ne bastano 20.000. Sono attività che adesso si possono compiere senza apporto di lavoro. Pensate alle stampanti a 3 dimensioni, sembra uno scherzo la stampante a 3 dimensioni. Fotocopia. Beh, la fotocopia in realtà c'è uno strato di inchiostro che è dalla terza dimensione, non ce ne accorgiamo nemmeno. Quando invece dell'inchiostro si mette un materiale, quando invece del materiale si
mettono combinazioni di materiale, alla fine si riesce a riprodurre, anche su scale molto alte, la maggior parte dei beni di uso comune, generali, standardizzabili. E quindi cos'è che perdiamo? Perdiamo il lavoro che veniva applicato in modo routinario nella produzione delle cose. Tutto ciò che è stato spostato in Cina e in altri paesi, Padrio con molta passione ha osservato che in realtà parte di questo si sta ritornando, e questo è molto importante. Ma guardate, non è che sta ritornando per occupare più persone da noi, sta ritornando perché il costo delle macchine è più basso del costo basso del lavoro in Cina. E persino in Cina si sta sostituendo le macchine, la robotica, l'automazione, la digitalizzazione, eccetera, al lavoro manifatturiero. Tant'è vero che in Cina lo slogan fondamentale in questo momento è dal manifatturiero ai servizi, dagli investimenti ai consumi. Giusto, perché loro hanno un livello di attività manifatturiera molto molto alto, però è indubbio che questo può essere e deve essere letto come un segnale della difficoltà, pur mantenendo quote importanti di produzione manifatturiera, nel fare assorbire da essa parte importante di quel lavoro che tende a essere in realtà sostituito dall'innovazione tecnologica applicata, incorporata nelle macchine. Ora, questo non avviene solo sulla manifatturiera, avviene sui servizi. Voi vedete le banche sono tanti problemi, a parte la finanza, ma le banche danno lavoro, ma servono molto meno persone. Pochi di voi adesso vanno in banca. La Banca d'Italia ha chiuso negli ultimi 7, 8, 10 anni qualcosa come 60 sedi, 60 filiali della banca sono stati, nessuno se n'è accorto, la Firenze c'è ancora, ma uno dei motivi banali è che la gente non va più, perché se voi dovete fare un pagamento andate su internet, fate un bonifico, e quel signore poveretto che stava allo sportello che fine ha fatto? Non c'è più, e non ci sarà più, anzi ci sono, c'è un eccesso di persone nelle banche per fare i lavori tradizionali. Ci possono essere altri lavori che non si fanno, che si dovrebbero fare, che potrebbero essere fatti, e c'è tutta una panoplia di ricette che dicono, guardate, c'è il lavoro astratto potrà occupare le persone che non saranno più occupabili nei lavori di routine tradizionali e così via. Tutto vero. La valutazione è questo: su un posto su due che si perderà nei prossimi 10-20 anni, questi riusciranno a occupare il 10-20% di quel posto su due. Quindi succederà al resto? Beh, ci sono molti lavori manuali in cui c'è richiesto molto lavoro, diciamo, non di routine, che però sono svolti a salari relativamente bassi. Ci sarà molta concorrenza su quei lavori. Cosa porterà questa concorrenza? Porterà a abbassare ancora più quei salari, aumentare il problema di distributivo, e porterà anche probabilmente a non occupare tutte le persone, quindi ci sarà un problema. Quindi il cambiamento tecnologico è un problema. Quello che metto in luce è che in questo momento si parla tanto di ristagno secolare, stagnazione secolare e così via. Ci sono due scuole di pensiero. La prima, questa dipende dalla domanda: crisi finanziaria molto grave, crisi finanziaria da debito. Le famiglie si sono indebitate molto, non tanto da noi, anzi da noi il livello del debito in Italia è il più basso tra i paesi avanzati, ebbene è privato, il debito pubblico è molto alto, in altri paesi vale il posto, in altri paesi ancora sono entrambi molto elevati. Negli Stati Uniti sono molto elevati entrambi, gli Stati Uniti ne escono fuori perché hanno una moneta di riserva, sostanzialmente hanno questo privilegio straordinario che gli consente di mantenere questa condizione, però il debito ovviamente anch'esso poi alla fine può creare problemi di stabilità finanziaria, soprattutto se quel debito viene trasformato in prodotti che sono opachi, che sono difficili da
commercializzare, eccetera, e che potrebbero però essere giustificati da un'idea intelligente. Cioè, se io banca presto dei soldi a qualcuno, quei soldi prestati sono nel mio bilancio non più utilizzabili. Se però io questi soldi li posso mettere insieme, questi prestiti li posso mettere insieme a tanti altri e li costituisco con essi una base per dei titoli garantiti da questi prestiti, libero i bilanci da questo e posso quindi prestare ancora, posso fare un'attività di intermediazione che può essere vantaggiosa. Il problema è se nel creare questi titoli poi in realtà non sono liquidi ma sono posseduti per buona parte da altre banche, nel momento in cui aumentano i tassi di interesse, qui c'è chiaramente una perdita di valore dei sottostanti che poi si trasferisce qui, e questo causa via i mutui subprime, la crisi che abbiamo visto nel 2007-2008. Che succede dopo la crisi? Dopo la crisi la gente vuole risparmiare di più, ha perso molto, risparmia di più per recuperare il livello di ricchezza. Se risparmia di più, ma nel frattempo c'è una caduta del desiderio di investire perché c'è più incertezza e perché la demografia non è favorevole, o forse anche perché si può produrre questa penna con un investimento molto più basso di quanto non fosse 20 anni fa, a questo punto c'è una distanza tra risparmio e investimento e si può colmare soltanto abbassando i tassi di interesse. Se i tassi di interesse vanno a zero, a parte le cose che facciamo noi sul brevissimo periodo per i tassi alle banche, ma non è quella la questione rilevante, vanno a zero, se i prezzi cominciano anch'essi ad andare a zero perché la domanda si abbassa, perché molti risparmiano e non consumano più, a questo punto i prezzi scendono, se i prezzi scendono i tassi di interesse reali salgono, se i tassi di interesse reali salgono veramente non si investe più e c'è stagnazione. Questa è la teoria, diciamo, Summers, Krugman e altri. E un'altra teoria che dice, guardate, la produttività però non cresce molto, cresce in realtà sempre di meno, e cresce sempre di meno perché tutto quello che c'era da inventare veramente innovativo è stato inventato. E ci sono una serie di studi empirici che, basati sui dati passati, anche micro e così via, fatti da grandi economisti, perché Acemoglu, Autor e altri sono persone di grande valore, però danno un po' di conferma. Danno una conferma sul passato, ma ignorano il fatto che in realtà l'innovazione tecnologica in questo momento è al suo massimo. Parlavo prima della stampante delle 3 dimensioni, ma c'è la robotica, c'è la genomica avanzata, c'è l'intelligenza artificiale, c'è l'automobile che si guida da sola, di ieri l'accordo tra Fiat e Google, vi è un cambiamento nei materiali sempre più forte, vi è veramente un mondo davanti straordinariamente produttivo. Il problema è molto chiaro in questo caso, ci sono grandi cambiamenti tecnologici e di innovazione e di produttività possibili, quindi si può crescere molto, ma il problema è se questi spiazzano continuamente loro e sono le macchine, chi comprerà quei prodotti e quei servizi che hanno dietro questa grande innovazione tecnologica? E lì il problema grosso è un problema di distribuzione del reddito. Ecco come io vedo la distribuzione del reddito, quindi dinamica e non il passato a oggi. Il passato a oggi secondo me è più una questione di pendolo e di come si passa da regolamentazione a regolamentazione eccessiva, a crisi, a liberalizzazione eccessiva. E diciamo, questa dà instabilità anche finanziaria, peraltro. La finanza è una cosa buona, non è una cosa cattiva. Io cito qui Amartya Sen, proprio per polemica, ovviamente, siccome molti di voi sono vicini a Amartya, a Stiglitz e così via. Sen osserva una cosa, che è un amico ovviamente, ma osserva una cosa molto chiara. La finanza è sempre stata considerata nella storia qualcosa di moralmente dubbio, no? Cristo sbatte fuori i mercanti, in realtà non erano i mercanti, erano quelli che gli intermediari, diremmo oggi, dal Tempio. Solone cancella tutti i debiti e proibisce il credito. Aristotele dice con molta chiarezza: l'interesse è una cosa gravissima perché crea in modo innaturale moneta da moneta.
ma pensate all'usura, pensate così via. Eppure la finanza ha due ruoli fondamentali. Noi risparmiamo e qualcuno investe. Come si fa a spostare i soldi dal risparmio all'investimento? E noi risparmiamo per poter consumare domani. Come facciamo a consumare domani? Se, allora lì è un problema del risparmio, un problema di investimento, un problema di educazione finanziaria. Abbiamo moltissime questioni di cui si potrebbe discutere. Però per dire, la finanza ha un ruolo. È cresciuta moltissimo? Sì, è cresciuta moltissimo. È cresciuta moltissimo in una direzione opaca, con incertezza chiaramente sulla effettiva necessità di tutta questa. Ma io non credo che questa sia la radice dei nostri problemi futuri. Io credo che molto dipende da difficoltà di fondo nel lato sia dell'economia reale sia del lato della politica. L'economia reale in realtà ha molti imprenditori, sono imprenditori poi in Italia innovativi, bravi, straordinari, basta vedere, che chiaramente si basano sulla tradizione. Qua ha perfettamente ragione. Oggi siamo andati a vedere il museo del Duomo, l'opera del Duomo, e vedete cose straordinarie, cioè è ovvio, noi ancora viviamo di una capacità innovativa, inventiva e tradizioni straordinarie in un paese incredibile. E queste stanno implicitamente dentro le imprese, però abbiamo, Quadrio diceva, 5.000 imprese straordinarie. Beh, 5.000 imprese straordinarie, 25.000 imprese con più di 50 addetti in Italia, 25.000, 4 milioni e mezzo di imprese con meno di 50 addetti, che danno lavoro a 5 milioni di dipendenti con 6 milioni di autonomi. Ora, quindi abbiamo detto 5.000 e questi milioni. Ci abbiamo un problema, e questo problema l'abbiamo poi visto sulle banche, perché quando c'è una crisi, che ci può avere tante ragioni, le ragioni possono essere le più varie, ma il mondo è questo in questo momento, bisogna affrontare questo. Come si fa? Cos'è che manca? Beh, la dimensione non è sufficiente per reagire al cambiamento che c'è stato. E fra poco arriva l'Europa, chiudo perché sto parlando troppo. Ma gli skills, conoscenze che ci sono, molte sono straordinarie. Sì, è vero che ci sono scuole di eccellenza ed è vero che ci sono eccellenti persone in questo paese, ma nel complesso il 70% degli italiani non riesce a capire quello che c'è scritto in un giornale, e il 70% degli italiani non riesce a fare dei conti banali, semplici, ma importanti per vivere nel mondo in cui ci troviamo oggi. È cambiato il mondo straordinariamente e non ci siamo aggiustati. È cambiato il mondo perché abbiamo fatto la moneta unica. Prima della moneta unica siamo andati a dire a tutti gli imprenditori: guardate, la svalutazione competitiva o non competitiva, in ogni caso la valvola di sfogo del cambio, si perde. Se si perde, la risposta che dovete fare è investimenti, è produttività, che non vuol dire far lavorare di più i lavoratori, ma vuol dire avere impianti, dimensioni e valorizzazione della propria posizione del mercato diversa, organizzazione quindi societaria diversa da quella precedente. Qual è stata la risposta? La risposta è stata la flessibilità del mercato del lavoro. Si dice che il mercato italiano, il mercato del lavoro non è flessibile, non è vero. Il mercato del lavoro italiano è stato flessibilissimo dal 1995 in poi, solo la flessibilità è stata utilizzata da molte imprese, non tutte, ci sono grandi eccezioni, per dare molto lavoro con contratti a termine, portando la disoccupazione dall'11-12% al 6% tra il 96-97 e il 2007-2008, perché così si pagava di meno il lavoro, c'erano i giovani, sostituendo i giovani a coloro che si ritiravano al mercato del lavoro anziani, e si
attraverso una riduzione dei costi restava competitivi. Ma questa è una politica, o è un'attività miope, perché chiaramente nel momento in cui c'è una crisi tu non sei più in grado di reagire, anche perché a quel punto con la crisi, non avendo innovato, non avendo cambiato molte di questi milioni di imprese, il tuo modello di organizzazione e di produzione e le tue tecniche di produzione. Eravamo giovani, si parla tanto di tecniche di produzione, adesso non se ne parla più, però è indubbio che quella è la dimensione fondamentale, e non avendo fatto gli investimenti noi siamo stati spiazzati diversamente dalla Germania, che aveva una specializzazione tecnologica molto diversa e molto più avanzata e forse un'organizzazione produttiva più capace, e ci siamo trovati rapidamente a una perdita di reddito, produzione industriale, occupazione, quali quelle che Pianta ha osservato. Quindi che fare? Beh, in buona parte questa è la dimostrazione che il mercato da solo non si regola. Il mercato non è che trova un equilibrio, o può trovare un equilibrio, ma molte volte l'equilibrio è molto subottimale, come si dice, e anche che in questo paese ci sono due o tre riforme strutturali fondamentali da fare. Una è quella di creare un ambiente per l'impresa più favorevole, che riguarda sicuramente il ruolo della pubblica amministrazione, ma riguarda la legalità, riguarda il sistema nel quale si fa l'impresa e si investe, riguarda il capitale sia fisico che umano. È vero l'eccellenza, ma è anche vero che se uno va a vedere a fondo ci sono molti, molti ritardi negli skills, nelle competenze che servono oggi. Quindi c'è molto da investire, e questo investimento può produrre rendimenti molto alti, perché si parte da livelli bassi, ma c'è anche l'Europa, e l'Europa si dice ci ha imposto le politiche di austerità, e c'è un problema di domanda. Allora, la mia visione è che dobbiamo vedere ciclo e sviluppo, e abbiamo un problema di sviluppo enorme, e quindi bisogna cercare di non fare errori, perché sennò andiamo sul sottosviluppo, non riusciamo a mantenerci. È vero che lo sviluppo non è solo la crescita economica, è tante altre cose. Secondo me, tra le altre cose, è il capitale sociale, il rispetto del prossimo, la fiducia, la distribuzione equilibrata, che non vuol dire che tutti sono uguali, ma vuol dire che le opportunità devono essere il più possibile distribuite in modo uguale. Però c'è anche il fatto che noi abbiamo scelto l'Europa. L'abbiamo fatto perché pensavamo che la liberalizzazione e così via avrebbe dato dei frutti. Io non sono sicuro di questo. Sicuramente non è Ciampi. La visione dell'Europa era una visione molto politica, ma molto politica, che discende dalla Seconda Guerra Mondiale. Ed è una ricerca di, io direi, alcune tre parole d'ordine: pace, libertà e prosperità. E questo movimento di spinta unitaria è stato stoppato in varie occasioni. Nel 54 dai francesi, poi sono arrivati i tedeschi, poi c'è stata l'unificazione, poi ci sono. E ognuno di questi momenti sostanzialmente ha reso più difficile una decisione di unificazione politica o di elementi di unificazione politica. E qui Andreatta, alla fine degli anni 70, diceva: l'unica possibilità per noi per competere con gli americani, all'epoca si parlava di sfida americana, Servan Schreiber e così via, è quella di unificare gli sforzi, per esempio sulla ricerca. Lì c'era la ricerca spaziale, la difesa e così via. Noi alla fine abbiamo fatto l'unione monetaria, una moneta unica, importante più ancora che come strumento di politica monetaria, di politica quindi economica, come segnale di unità politica.
Come diceva Napoleone, è stata fatta con l'idea che l'intendant suivrà, non ha seguito. Ora, non ha seguito e molti criticano, hanno criticato anche Tommaso Padoschioppa per aver spinto tanto verso la moneta unica, ma in epoche non sospette, cioè subito prima dell'introduzione dell'euro o dell'unificazione della Banca Centrale Europea, lui disse molto chiaramente: attenzione, questa è una moneta senza Stato. Se hanno messo Stato, ha una vita molto difficile. Nessuno di noi va a dire ha una vita impossibile e segnata, anche perché non sappiamo il futuro e non riusciamo a capire neanche il presente. Quindi, però la vita è molto difficile ed è stata molto difficile. È stata molto difficile. Io non so, questa idea del tedeschi cattivi, i tedeschi non si fidano di noi, non ci fidiamo dei tedeschi, i francesi si fidano poco di tutti e due. Ed è un problema gravissimo, questo è al limite. Ed è rimasto un insieme di nazioni, non condividiamo sovranità. Gli unici che hanno condiviso la sovranità sono stati i banchieri centrali che si sono tagliati i loro poteri e li hanno mandati per condividerli, non per perderli. Tutte le volte ci riuniamo a Francoforte, avviene due volte, una volta ogni due settimane, quindi stiamo sempre in giro, e noi discutiamo discutiamo animatamente, come voi sapete, come vedete, come capite, però con un tentativo di guardare all'area dell'euro. In realtà la politica tende invece a ritornare continuamente su se stessa, perché lo sguardo è breve, lo sguardo della politica in un contesto nel quale c'è un'elezione ogni mese, che sia il Länder tedesco, che sia il referendum inglese, che sia le regionali italiane, che sia Roma e Milano come sindaci, che sia la Spagna che non si sa se le fa, non le fa, la Slovacchia che non si sa, la Slovacchia, l'Irlanda, cioè cosa fanno, cosa si fa? Bisogna prendere i voti e si guarda al brevissimo periodo, cosa ti serve, di che hai paura, i rifugiati, bene, mettiamo subito il muro e vinciamo le elezioni, e l'hanno vinte. Cioè, e questa è la difficoltà politica che abbiamo. Per questo io credo poco nella sequenza delle unioni, anche se credo che l'unione bancaria e le norme che abbiamo avuto, e alcuni dicono abbiamo subito, anche perché nella dialettica non è sempre facile essere uno contro molti, però in tutta questa fase chiaramente la difficoltà più grave che abbiamo è di cercare di fare norme che valgono per rendere più coesi anziché per difendersi di più. Il ring fencing in questo momento è ciò che ha dominato, ed è la politica fa molta fatica, questo è evidente, però io credo solo se si, invece di andare avanti per processi faticosissimi di unificazione, si parte dalla definizione di momenti di unione politica, e lì ci vogliono i politici veri, per esempio una politica unica sull'immigrazione, una politica unica sulla sicurezza. Scherzando a volte dico, se avessimo avuto un esercito unico avremmo salvato la moneta unica molto più facilmente, ma non perché bisogna essere militaristi, ma perché si dà il segnale a tutto il mondo che questo giocattolo nel quale ci siamo costruiti non si rompe, e quindi non dovete portare i fondi via, dentro e via, dentro e via, a seconda delle vagaries politiche, e forse saremmo stati più soldi. Io chiudo qui, c'è molte cose, però grazie mille. Vorrei aprire adesso a qualche domanda dal pubblico, magari raccoglierne qualcuna e poi dare la parola. Buonasera. Sulla scorta delle osservazioni del professor Dosi e del professor Pianta sulla liberalizzazione e i flussi dei movimenti di capitale, penso che sia utile considerare
lavori di recenti di ricercatori, economisti, in un caso specifico addirittura il capo economista della Banca dei Regolamenti Internazionali e un'altra serie di lavori pubblicati dal Fondo Monetario Internazionale, che rilevano semplicemente riportando dati consolidati, quindi sono delle evidenze non manipolate, rilevano come nei 10-15 anni precedenti alla crisi economica l'ammontare lordo dei flussi finanziari in rapporto al prodotto interno lordo all'interno dei paesi dell'area euro si è aumentato ovviamente in misura esponenziale come nel resto del mondo, ma maggiormente rispetto al resto del mondo. Ovviamente è noto a tutti che tali flussi lordi e netti hanno avuto delle conseguenze disastrose sulle economie di paesi cosiddetti periferici. Sappiamo che appunto la Spagna e l'Irlanda sono stati soggetti a bolle speculative finanziate attraverso prestiti interbancari che hanno sostanzialmente gonfiato il settore residenziale, mentre nel caso della Grecia e del Portogallo sono stati gonfiati i consumi privati. Quindi sono una componente fondamentale degli squilibri all'interno della zona euro. In entrambi i casi, nei casi di questi due studi, gli autori non hanno nessun problema ad additare le motivazioni di questo aumento più che proporzionale dei flussi a due fattori. Alla citata liberalizzazione dei movimenti dei capitali nei paesi dell'Unione Europea, diciamo, a fronte della famosa direttiva dell'88, e ovviamente la moneta unica che a partire dal 99 riduce il rischio di cambio per tutti i paesi che la adottano. Quindi arriva la domanda: mentre oggi si parla nei consessi europei, si discute della Capital Union, sembrerebbe piuttosto opportuno discutere di la possibilità di introdurre un certo grado, anche piuttosto elevato, di controlli sui movimenti di capitali tra paesi dell'area euro. Quindi chiederei provocativamente al governatore Visco la sua opinione, dal momento che prima della liberalizzazione era proprio la Banca d'Italia l'istituzione preposta al controllo di questi flussi. Scusate per il tempo. Una domanda brevissima su un elemento che l'intervento del governatore sottolineava in maniera importante. Diciamo, il governatore diceva in qualche modo la logica delle scienze moderne applicata alla produzione determina ormai su scala globale un movimento tecnologico che ha come risultato una riduzione costante del lavoro, della domanda di lavoro, e diciamo questa tendenza è ancora più drammatica evidentemente nel nostro paese, è quello che diciamo 20 anni fa già Jeremy Rifkin chiamava la fine del lavoro. E quindi in qualche modo io dico, quali sono le risposte a questa riduzione costante di un dispositivo fondamentale, non solo da un punto di vista economico, ma anche l'elemento su cui è fondata la Costituzione repubblicana. E quindi quali sono da un punto di vista macroeconomico le risposte a questa tendenza globale? Buonasera, io vorrei invece ricollegarmi su quanto è stato detto in merito al tessuto produttivo. Mi sembra, è stato accennato appunto al ruolo dell'innovazione tecnologica. Quello che forse non è stato sottolineato è che dai tempi di Adam Smith, che si sottolinea come appunto l'innovazione tecnologica serva ad aumentare la produttività e quindi anche a ridurre il costo del lavoro. In Italia invece sono, almeno come il governatore Visco ha sottolineato nel suo ultimo intervento, è da almeno 20-25 anni che i governi che si sono succeduti hanno introdotto misure di liberalizzazione del mercato del lavoro, e i dati sembrano confermare una divergenza fra aumento o stagnazione, a seconda della serie storica utilizzata, della produttività reale e
invece dall'altro lato una diminuzione piuttosto marcata della retribuzione netta. Io mi chiedo, a fronte anche di un articolo sul Sole 24 Ore apparso poco tempo fa, dove si cita uno studio secondo il quale il 27% dei macchinari industriali ha più di 20 anni, l'età media del parco macchina è di 18 anni e 8 mesi, e questa tendenza è crescente, cioè c'è una tendenza crescente all'invecchiamento dei macchinari con cui appunto l'industria italiana produce, mi chiedo quale sia l'incentivo per l'imprenditore in queste condizioni ad innovare. E soprattutto mi chiedo quale possa essere l'incentivo fornito dai programmi di quantitative easing che è stato implementato dal governatore della Banca Centrale Mario Draghi, in quanto mi pare che anche lei concordi sul fatto che in realtà gli imprenditori guardano alle aspettative di profitto per investire, non tanto al tasso di interesse. E mi pare che in questa condizione di stagnazione secolare e quindi di domanda piuttosto anemica, tali prospettive siano piuttosto fosche. Quindi chiederei al governatore cosa ne pensa secondo lui, qual è, e anche agli altri partecipanti naturalmente, quale potrebbe essere una soluzione a questo dilemma. Grazie. Possiamo iniziare da loro? No, ma io credo che il professor Pedro Curcio sicuramente sì. Vabbè, vuoi sapere come la penso io sui momenti capitali? I momenti capitali, no, io credo francamente che non sia, non credo che quegli studi debbano essere, non so se cioè, sui movimenti di capitale non credo che la soluzione è di mettere barriere all'interno dell'Europa. Se vogliamo ridividere e rinazionalizzare e frammentare ancora di più l'Europa, questa è la soluzione. Non credo, credo che, e non credo che sia quello a cui si riferivano, credo che, e non credo neanche che queste bolle siano da tutte le parti. Noi abbiamo per esempio un tipo di crisi finanziaria nelle banche diversa da quella degli investimenti in attività finanziarie speculative, ed è una crisi reale che si è riflessa sulle banche. Le banche sicuramente possono aver fatto, i banchieri, molti errori, sicuramente a volte hanno fatto delitti veri e propri, però buona parte della crescita, la maggior parte della crescita dei crediti deteriorati, quelli che non vengono ripagati, dipendono da quella caduta del 25% di produzione industriale che è stata detta prima. Ci sono responsabilità di tanto tipo, ma certo non dipende dai banchieri quella. Tuttavia, è vero che ci sono rischi a tenere una politica monetaria straordinariamente accomodante, diciamo, come si può dire in termini corretti, cioè tassi molto molto bassi, e per un tempo molto molto prolungato, perché si spinge a cercare investimenti che rendono qualcosa, e se gli investimenti che rendono qualcosa hanno rischi che sono più alti. Da un certo punto di vista credo che non sia male che spingere a prendere più rischi, quindi tassi di interesse, quantitative easing, che è una decisione non di Mario Draghi, poveretto, da solo, ma condivisa da... Non ho capito. Implementata. No, non è implementata, no. La BCE è un'organizzazione che al suo vertice c'ha tutti i governatori, quindi siamo corresponsabili. Per dire, no, perché sennò veramente gli si tirano le freccette. Però il motivo per cui c'è quella non è tanto perché si può crescere di più in questo modo, perché sicuramente la moneta può avere degli effetti su attività di investimento, ma limitati, e la crescita dipende da decisioni reali, dall'avere un'economia nella quale
c'è il profitto visto, c'è la domanda attesa, c'è la politica che ti dà gli incentivi giusti, per esempio di anziché prendere debiti, avere un risultato dal capitale che tu metti tu, imprenditore, nell'impresa, e quindi la neutralità fiscale in questo caso è molto importante, in Italia sono fatti passi avanti, dipende dalla demografia, dipende da tante cose e dipende anche da un'Europa però che non è divisa. E per questo è molto importante l'integrazione finanziaria. Il mercato dei capitali unico è fondamentale, perché con il mercato dei capitali unico si riesce a finanziare le piccole imprese di un paese che non possono avere forse dal sistema creditizio del paese risultati, sempre che si organizzano bene con strumenti che siano collocabili sui mercati a livello più ampio. L'idea di Tobin era un'idea che aveva a che fare con movimenti di capitali molto destabilizzanti che si riflettevano in violente oscillazioni dei cambi. In Europa i movimenti di capitali, le oscillazioni dei cambi non le generano. Il problema è se i capitali si spostano laddove è più conveniente, e dovrebbe essere più conveniente investire in un paese che ha un reddito basso, perché a questo punto c'ha molto più potenziale. Il problema è tutto il contesto nel quale quell'investimento può aver luogo. Quindi lì ho una risposta, secondo me, più o meno chiara. Sulla parte dell'innovazione tecnologica e della riduzione del lavoro, sì, io penso che ci siano questi rischi, penso siano transitori. Cioè, bisogna chiudere con un po' di ottimismo, diceva la professoressa Della Porta. Tutte le innovazioni tecnologiche del passato hanno distrutto lavoro, ma tutte le innovazioni del passato hanno creato molto lavoro. Da qualche parte cito questi dati, ma l'agricoltura all'inizio del secolo aveva, del Novecento, occupava il 60% della popolazione, adesso occupa il 4% della popolazione, Stati Uniti il 40%, il 2%, no, questo è. Cioè, però l'occupazione è cresciuta moltissimo, del 50%, perché, e la disoccupazione non è cresciuta straordinariamente, si è tenuta su livelli più o meno costanti. Possiamo discutere se il 10% è molto alto, possiamo portare al 6%, ma il punto di fondo è che non c'è stata la disoccupazione di massa legata al cambiamento tecnologico. Questa volta la transizione è difficile, molto difficile, perché non sappiamo dove si occuperanno le persone nei prossimi 20 anni, ma è evidente che dipende da quanto si studia, come si applicano le conoscenze in modo integrato anziché in modo episodico. Bisogna formarsi tutta la vita, ci sarà una riduzione probabilmente del tempo di lavoro, sì, e questo sarà un inevitabile, ma ci saranno altre attività. E probabilmente sarà molto fondamentale la politica, una politica non di breve periodo ma di più lungo periodo, che consenta di distribuire le risorse in modo da non vanificare proprio questo grande cambiamento tecnologico. Però non bisogna guardarla con l'idea che siamo condannati, non ci saranno più lavori, non faremo. Dobbiamo in qualche modo, a livello forse proprio europeo e quindi con molta forza nella politica, nella discussione politica, capire che un mondo export-led è perso, non possiamo crescere tutti perché siamo tirati dall'esportazione, solo se Marte facesse una grande domanda potremmo vivere in quel mondo, la Cina già si sta ridimensionando, qualcuno ha parlato prima dei grandi surplus e commerciali, non so, forse tu, forse lo diceva Marcello, è vero, ma questa è una cosa vecchia come il cucco. Bretton Woods ha fatto un sistema monetario asimmetrico, nel senso che è male il disavanzo, ma il surplus, i paesi in surplus non si aggiustano, e la stessa cosa la stiamo avendo adesso. Se lo dite ai tedeschi, i tedeschi si ribellano a questo, stanno violando tutti i parametri europei, ma si ribellano perché non vorrei mica che siamo meno competitivi. Noi abbiamo surplus, riusciamo a esportare e non. E quindi a chi esportano? Questo è con qualcosa viene finanziato? Allora, se le banche tedesche finanziano la domanda di consumi,
qualcuno, questo qui compra le merci tedesche perché sono migliori delle merci italiane, per esempio, beh, c'è un piccolo problema però a monte, non a valle. E a valle sicuramente hanno ragione, la competitività è maggiore e non si deve ridurre, ma a monte è evidente che ci vuole un aumento di domanda complessiva in Europa, che è da un lato, per la quale da un lato è necessaria la politica monetaria, ma non è sufficiente. E quello che serve in realtà è una politica europea di investimento, perché l'investimento è quella variabile che è nello stesso tempo un pezzo di domanda ma anche la base per l'offerta, essendo la variazione del capitale. Ecco, questo io chiuderei così. Grazie, voglio ringraziare ancora una volta Giovanni Dosi, Alberto Quadrio Curzio, Mario Pianta e Ignazio Visco, anche per non essersi comportati da econocrati, ma anzi per aver cercato di discutere con noi sia di problemi di efficienza che di problemi di giustizia, e anche per averlo fatto in modo che anche i profani potevano capire qualcosa almeno sulla natura dei problemi. Grazie mille e grazie al pubblico. Grazie. Io lo dico così.